Stai facendo quei precetti innanzitutto? Francesi. Siete francesi, è vero? Ho stranamente un regalo per te. Non ce l'hai mai un regalo per me, che bello. Mi scelgo gli amici giusti. È Pasqua, a Pasqua si apre l'uovo. Ho regalato a te una sorpresa speciale che troverai nell'uovo di Pasqua. Che non troverete tutti nell'uovo di Pasqua. È una sorpresa speciale per lui. Mi hai messo Selena Gomez nell'uovo? Esatto, tanto è alta così lei che mi ci stava. Tutto questo dovrai però vincerlo con attraverso un gioco. Con le freccette francesi. Ah no, io c'ho quelle British. E cosa devo fare? Devo punzecchiare i mates? No, la verità è che dovrai, guarda un po', ho allestito tutto. Raga, fa tutto lui, cioè. Tavola in bandita, signori. E voilà, hai fatto. Allora, noi da lontanissimo, quindi da là, una freccetta per volta, la lanciamo. Il primo che colpisce l'uovo si accaparra un uovo. Sono 8 uova. All'interno di una di queste c'è questo famoso regalo. Quindi io colpisco l'uovo, se lo colpisco scelgo un uovo a caso. Esatto. E me lo metto da parte. Esatto. E le apriamo e vediamo chi vince. Okay. Io il regalo te l'ho fatto, ma se lo rivinco attraverso l'uovo me lo tengo. No, dai, è brutta roba. Ragazzi, io non sono... Sono bravo a freccette, ma non a freccette con le uova, quindi... Boh, speriamo. Scusami, momento inno. Aux enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Già che Sasha in fondo. Ciao. Primo. Faceva un po' schifo. Altre due uova non vale. No! Non l'hai preso, non l'hai preso per niente! Oh, però guarda! Dai, non l'hai preso! Guarda! Guarda, non l'ha preso, raga! E qui è! Visto che tu ne hai buttate giù due così, io questo è un uovo per uno, perfetto. Questo direi che è il tuo. Questo è mio. Ho peccato in fondo, sì, vabbè, in realtà e siamo. E io scelgo questo. Sì, ma non vale, lui sa che cosa c'è dentro, quindi va a sentire le uova, non è giusto così. Però era 1-1 ragazzi, c'è qualcosa. Che culo! Cazzo! Che finisce per lì? Ma che precisione incredibile! Prendo questo, ok? Vai! Oh, ragazzi, Kinder delle uova, non vale. Non l'ho fatto apposta, vabbè, dai. Ah, lo vuoi alzare? L'uovo vivente. Se l'è preso già il mio. Questa è bella. Tiriamo la quale. Vai, vai. Prego, monsieur, facciamo così. La Britannia è sempre gentile. Oh, très gentil. Très bien. C'est vraiment gentil, pas pour votre part. Non ho capito la baguette di quello che ha detto. Non entra, devi infilarsi dentro. No, perché si è staccata per un buttato. Però vale. Vale, vale. Vediamo cosa hai trovato oltretutto. Si è aperto. Ho trovato i braccialetti. Questi qua io non li avevo ancora visti, col logo nuovo. Sasha. No, io lo prendo a testare. Ragazzi, siamo 3-1 per me, raga, incredibile. Se trovi nel tuo solo, la no, ma adesso vengo quei tre. Ah, ok. Cosa c'è? Ma perché mi si frega la uova? Non lo. Aspetta, allora. Voglio questo. Quell'ultimo ce lo giochiamo. Oh ragazzi, sono 4 ore. Vabbè, carta forbice sasso. Carta forbice sasso. Cioè, ma posso giocare questo elemento io? 4 contro 2 e 2 se le fregate Gianluca, quindi. Vabbè. Siamo 4-2. Direi che vabbè, poi non è detto, magari ne vinceva uno solo e quello trova il premio. No, no, magari ne vince uno solo, ma il calcolo delle probabilità è un 75%. No, sai, la matematica è incredibile, non l'avrei mai detto. Aspetta. Nel mentre c'è tensione. Mio logo non era questo, andiamo con i prossimi. Però ragazzi, così ci mettiamo una vita a scartare tutto. E quindi? Quindi facciamo così. Beh, siamo stati veloci.
Adesso che l'abbiamo scattata, finalmente possiamo trovare il... Ah già, effettivamente c'è la nostra fessura. Ma questa vale. Scattiamo anche le sue. 3, 2, 1. Ma che maestria proprio. L'ho ritrovato. Tu vedi, questo è molto lasciare. Io ce l'ho rotto la cuffia. È un... Ho le cuffie. Le ho rotto. Fighissimo. Oh, grazie. Ah, dove sei, Selena? Ho trovato un portachiavi, non l'avrei mai detto. E a me ne è rimasta una, zio. O tu o io. Ho capito, nel senso. Il muto non l'ha trovata. Un portachiavi e una rottura cuffie. Vai, apri, che sono in ansia. Apro io. Aia! Aia! Ma perché premio è? Ma non è vero. L'ho vinto io, no, te lo faccio vedere. Mi piace neanche Martin Garrix. No, dammi. Oh, bello. Guarda che ti ho litigato per molto meno. Ma no, è bellissimo. È il biglietto per la data a Milano, caro Pavigiai, che ho vinto. Me lo sono autoregalato. Cosa c'hai il biglietto di Martin Garrix? Hai detto bene, c'ho il biglietto. No, no, senti, ascoltami. Apri pure. Parliamone. Parli con le uova di Pavigiai per il biglietto di Martin Garrix in palio, perché glielo voglio dare. Dovrà sudarselo. Ci riveniamo fra poco, mezz'oretta, ci devo pensare. Io e lui. Fammi vedere cosa devo fare per fare sta roba. Io qualsiasi cosa faccio per Martin Garrix. Ti dico solo questo. Non ho esagerato. Per grazie. Arrivare ad avere il biglietto di Martin Garrix dovrei fare uno slalom. Non è così difficile. Uno slalom con una bicicletta alla terza uomo. Cosa? Ma non hai pedali? No, 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 zio. Guarda che roba. Cioè tu hai fatto tutta questa cosa, ma tu sei malato. Io ho fatto tutta questa cosa. Vabbè, non ce la faccio a farlo. Aspetta. Il cappellino di Tassi d'Italia. E poi volevo dirti che ho chiamato degli amici. È stato bellissimo. Va bene ragazzi, ringrazio tutti quanti per avermi preso a pallonate e altra roba varia addosso. Complimenti per la mira. Spero che il video vi sia piaciuto. Ma se vi è piaciuto, mettete un piace. Anche per i social ti posso denunciare per molto meno. Anche per i social, come vedete in descrizione. Le uova le trovate, c'è il link in descrizione dove trovarle. E noi ci vediamo. Lo sapevo che l'avrebbe fatto tanto. Nessun uovo è stato maltrattato durante le riprese di questo video.